Il Longines Global Champions Tour, Longines Paris Eiffel Jumping è un appuntamento diventato in poco tempo un must nel calendario dei grandi campioni del salto ostacoli internazionale. Le cheval il a toute sa place dans ma vie, c'est-à-dire qu'il prend toute ma vie, il prend mon corps, il prend mon sang, il prend mon cœur, il prend mon corps, il prend mon esprit. Je suis née presque à cheval, ma mère a monté enceinte de 8 mois. Et toute petite, je m'occupais des poneys, moi je viens de la terre, je viens des chevaux et je me sens moi-même un peu cheval. Je suis comme une indienne, j'aime ma terre et mes chevaux, je suis entièrement cheval. Direttore di campo della gara regina del Longines Global Champions Tour, il nostro Uliano Vezzani, che per l'occasione ha disegnato un percorso selettivo tenendo sempre in considerazione l'elevato contenuto tecnico dei binomi partecipanti. "47 binomi al via che uno dopo l'altro si sono impegnati nel difficile ma equo percorso base. Secondo giro, nuovo percorso, nuove difficoltà per cavalli e cavalieri impegnati nel far fronte ad una lunga e faticosa formula di gara. A ripetere l'impresa e quindi a guadagnare un posto di diritto in barrage, 5 teste di serie. Primo a scendere in campo e a segnare il tempo di riferimento, Bassem Mohammed, che ha chiuso con un ottimo zero, fermando il cronometro sui 41,33 secondi. Ma a stravolgere immediatamente dopo la bella prestazione del cavaliere del Qatar ci ha pensato la regina della classifica mondiale, Penelope Le Prévost, chiudendo con un rapidissimo 39,12. Ma la gara è davvero entrata nel vivo quando a mettere piede in campo è stato Simon Delestre. La prestazione perfetta del numero 2 al mondo non è bastata quando a scendere in campo, ultimo a partire, c'è un binomio come quello formato da Rob Coran Benson e Casal Ask. Tutto può ancora succedere. Infatti, con una fluidità ed una precisione millimetrica, i due hanno chiuso in 38,50 e si sono presi una vittoria che li consegna una volta in più alla storia. That was predictable enough. Very fine margins. I wasn't sure he could get there. Yeah. But that was a world-class man, a former European champion, on a superstar horse, and he gets a standing ovation. And boy, oh boy, does he ever deserve that. Absolutely. Beginning of the first course was nice. Was everything nice distances and everything. And then in the last line from the short side into the line of the combination was really hard, and if you missed a little bit there, you directly had a fault on the oxer or in the combination. Second round was all actually to jump. We were a little bit unlucky in the end of the first round that there was a heavy rain and the course was heavy to jump. But the ground is very good, so it dried up very quick, and the jump off, everybody can go super quick in the turns and everywhere. Thank you.